Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alberto Bresolin, che mi chiede di fare due parole sul film del 1960 di Billy Wilder, appunto L'appartamento. E allora, considerando il fatto che, prima ancora di dire che L'appartamento è la storia di Bud, in italiano Ciccio Bello, insomma, uno che lavora per un'agenzia di assicurazione a New York, che praticamente per farsi bello con i suoi superiori dà le chiavi dell'appartamento a questi perché ci vanno a trombare praticamente con le amanti. Gli viene chiesta anche le chiavi dell'appartamento da un tipo che è l'amante appunto della donna che lui però segretamente in realtà ama, il nostro. Quindi riluttante continua a dare le chiavi proprio perché insomma gli serve per lavoro, e di lì però poi tutta la storia appunto del film, che non vi voglio stare a dire troppo perché, come tutti i film classici, più o meno è questo meraviglioso L'appartamento, uno dei migliori film americani di tutti i tempi, una delle commedie più belle di tutti i tempi, forse il miglior film di Billy Wilder, se non ci siamo lì è fra i migliori 5 anche questo. È un capolavoro in bianco e nero, di montaggio, di ironia, di anche di proprio forza incredibile della stessa sceneggiatura di Wilder, che appunto scava di dentro i personaggi, riesce a far capire benissimo la relazione fra gli stessi. È un film che molti hanno detto, alcuni dicono che è invecchiato male, per me è invecchiato benissimo, rimane una commedia fantastica, tra l'altro che ha ispirato miliardi e miliardi di commedie a seguire. Jack Lemmon, tra l'altro, nella parte di Bud è a dir poco eccezionale, così come è stupenda Shirley MacLaine, appunto. Un film eccezionale, è un film di quelli che sono più della storia del cinema, sono talmente avanti che non si sa proprio come andare, in un certo senso, andargli contro. Io non so, la gente che ha scritto che è invecchiato male, che la comicità è vecchia, che i rapporti non sono più questi, un film in realtà secondo me che non è invecchiato nemmeno di un secondo, come ho detto, a livello pratico, diciamo così, è perfetto. E tutti i personaggi, che siano Jeff il cattivo, quello e l'altro, sono tutti scritti in maniera eccezionale. La regia di Wilder al solito non è di mestieri, è di grande classe, di un talento superiore alla media di quasi tutti i registi al mondo, e con questo appartamento firma un capolavoro di comicità sentimentale, anche di dramma e anche appunto di satira sociopolitica non da poco. Un film del 1960 che pare uscito ieri e che è per me veramente un capolavoro in mano della filmografia della filmografia di tutti i tempi. Qui sotto metterò il link per comprare il DVD, fate un po' voi, visto al solito le donazioni, ma il resta il fatto che, al di là di tutto e al di là del gusto soggettivo e di tutto il resto, secondo me L'appartamento è uno di quei film incriticabili, un film talmente alto, talmente potente, talmente ben scritto, ben recitato, ben montato, ben diretto, con una musica eccezionale che appunto fa gridare ogni volta al miracolo ed al capolavoro, quello che è proprio questo Appartamento del 1960.